Eccoci qua per le mie ragazze e miei ragazzi del segno del gemelli, ascendente gemelli, luna o venere in gemelli. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore nei prossimi 7 giorni, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno ancora. Ragion per cui invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti della mia playlist L'arte sciamanica, perché lì vi metto proprio la pratica delle relazioni. Che cos'è veramente una relazione? Come uscire dalla condizione di vittima per creare la relazione all'altezza della tua maestria, ok? Allora, mettiamo una carta guida, gemelli, prossimi 7 giorni, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Amore, gemelli. Oh, l'imperatrice. Ilala. Allora, mi parla di successo e ambizione conseguita nell'amore, ma non solo. L'imperatrice mi parla del tuo essere finalmente sul trono della tua vita, dell'essere in potere con gli dèi, con le forze che ti governano, con avere un grande potere personale sugli altri e sulle cose. Ciò vuol dire essere perfettamente in contatto con le proprie emozioni, averne acquisito la forza e il potere degli dèi, che sono le emozioni, e a livello relazionale mi parla di successo conseguito. Ti vedo anche molto ammirata, molto corteggiata o corteggiato. Bellissima energia, eh? E il 2 denari, ti vedo anche in dubbio su qualcuno. Può darsi che anche a livello lavorativo stia andando molto bene per te e quindi mettere anche in equilibrio più cose, amore e lavoro, o hai più cose da fare tra amore e lavoro, sì, oppure sei in dubbio su cosa scegliere, su chi scegliere. Vediamo un po'. Gemelli, amore. Ti vedo creativa, creativo, anche realizzando dei progetti personali in ambito lavorativo. Ti vedo molto occupata sul profilo tuo personale, mi spiego, occupato e soddisfatta o soddisfatto anche di questo. Vediamo cosa succede nell'amore, gemelli, prossimi 7 giorni. Infatti l'amore 9 di spade, 4 di spade, mi parla di un fermo. Mi parla di un fermo amoroso, 9 di spade, 4 di spade, mi parla del lavoro sulle emozioni che hai fatto per, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1, nel rompere la diga della mente. Ti ho vista preoccupata, ti vedo preoccupata nel passato, ma col 4 di spade mi parla della sanazione di tali preoccupazioni. Mi parla anche di un fermo in amore, ma un fermo propositivo con l'imperatrice, funzionale al lavoro interiore e l'adempimento con l'imperatrice nella pratica di questo lavoro interiore. Ok, andiamo a vedere energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 4 di spade, 3 di coppe, 10 di coppe, asso di bastoni, l'imperatore. Ti vedo che sei stata molto a contatto con le persone che ami, con amici, parenti e famiglia, le persone che tu consideri famiglia. E, sì, ti vedo molto stabile nei tuoi amici, nella tua famiglia. L'amore in senso relazionale, qua c'è un fermo però. Possibile che ci sia stata un'opportunità di condivisione con qualcuno, adesso si sia fermata. Vediamo un po' che succede. Amore, energia attuale, e qua abbiamo gli amanti, che è anche il tuo segno, gli amanti, come il mago contraddistingue il gemelli. Ti vedo in fase di scelta, te lo dicevo anche qua col 2 denari, un po' di dubbi sull'amore. Cosa faccio, cosa non faccio? Vediamo al positivo, paggio di spada al positivo, una persona ti osserva in modo prepotente, c'è una persona che ti osserva moltissimo, ti osserva moltissimo,
Interessante, il blocco qual è? L'imperatrice, guarda, l'imperatrice ha il blocco, l'imperatrice l'abbiamo qua. Allora, non sai se con questa persona puoi essere veramente felice come meriti, oppure stai con una persona che ti dà amore, ti sta dando amore, ma non sei proprio felice come meriti, come vorresti. Oppure arriva una persona che parla d'amore, ti vedo in dubbio perché non sai se sarai felice come meriti. Vediamo che è successo qua. 5 di bastoni, 8 di spade, qua ci sono state contrarietà nel passato, ecco perché. E qua vedo un blocco mentale, dei conflitti con delle persone o con qualcuno, 5 di bastoni, o contrarietà, o mancanza di intendimento con l'altro, blocco che ha generato mancanza di intendimento anche in te stessa o in te stesso, oppure blocco comunicativo che ha generato conflitti. Vedo un po' di tensione qua nel passato e adesso ti vedo un po' in dubbio. Che succede qua? 5-7 giorni, amore, gemelli. 3 di spade. 5 di denari. Regina di coppe. Che viene dopo la regina di coppe? L'asso di coppe. Allora. Qua arriva l'amore. Quello alla tua altezza, regina di coppe, asso di coppe, però devi aspettare un pochino, non è in questa settimana, per molti di voi non è proprio in questa settimana, perché che succede? Che tu in questa settimana elabori, ti vedo impegnata su un profilo, su un progetto lavorativo tuo, su un progetto, su una qualcosa che ti rende proprio felice. In questa settimana tu elabori il dolore relativo alla perdita, alla dea Penia, che in greco penia è penuria. Che succede qua con questa elaborazione? Che le tue emozioni finalmente fluiscono, quindi tu andrai ad avere il contatto con la dea Penia, cioè con la dea della penuria, che fa scattare in te una bella diga sulla mente, crepa sulla diga della mente, e quindi ti togli da dosso una sensazione di frustrazione legata alla penuria. Regina di coppe, questo ti fa finalmente fluire le emozioni, ti fidi, paggio di spada positivo, finalmente delle tue emozioni e arriva un risveglio spirituale per te che porta una nuova opportunità d'amore che stavi aspettando. Dovete sapere che la dea Penia è la dea della penuria. Penia, quando siamo nella penuria, cosa significa? Sentire fino in fondo la carenza, la penuria per un no contact o per un abbandono o per un cuore trafitto, sentire totalmente l'emozione, come vi insegno sempre, porta a creare, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1, una crepa nella diga della mente che separa dall'infinito tutto. Crepa su crepa, finalmente questa diga crollerà. La dea Penia è talmente forte, quella della penuria, che se è sentita tutta, dovete sapere che la dea Penia si incontra con Poros. Lo sposo di Penia è Poros, che è il dio dell'ingegno. Dall'unione di Penia e Poros nasce Eros, amore. Regina di coppe, asso di coppe, l'amore. Quindi anche nel mito greco ci insegna che sperimentando la sensazione tutta della penuria emozionale, che non ti rende felice totalmente il fatto di non averla accolta totalmente questa emozione, tu partorisci l'amore e di conseguenza l'esterno a te lo palesa. Va bene? Mamma mia, bellissima stesa, grande evoluzione spirituale c'è qua, grandissima evoluzione spirituale. Eh sì. Per le ragazze single io vedo che qua, e adesso vediamo con i mini tarocchi se arriva prima o dopo. Ovviamente no, il tempo relativo, noi diamo una settimana, però anche dalle energie dei tarocchi mi oriento. Qua arriva l'amore, però bisogna aspettare un pochino. Tu in questa settimana sai che fai? Elabori. Qua c'è una persona che ti osserva tantissimo e anche una persona che si sente manchevole senza di te, per alcuni di voi. Il paggio di spade, che è la mancanza di fiducia, al tuo positivo mi parla di, oltre alla persona che ti osserva ed è al tuo positivo e grazie a questo osservarti poi ti dà questa coppa e tutto ciò che meriti,
mi parla anche della tua iniziale mancanza di fiducia per le contrarietà interne relative ai blocchi mentali e alle dispute interne, mi parla della fiducia che hai nell'amore, tant'è che poi mi diventi regina di coppia, asso di coppia, anche se sei uomo, eh? Cioè tu ci fai l'amore con queste emozioni di penia poros che fanno nascere amore, ok? Vediamo cosa ci raccontano, cosa ci aggiungono i mini tarocchi. Qua abbiamo forti segni di cancro, pesci, scorpione, gemelli come te, toro. Ma al di là del segno è questa l'energia. Vediamo, energia attuale, diamanti al centro. Energia attuale. Dieci di bastoni, sì. Non sai se mollare tutto, cosa fare, la situazione dell'amore è pesante in questo momento, vedi cinque di coppe, stai elaborando la ferita dell'abbandono, della penuria, in questo esatto momento, ok. Page di spade positivo, due di spade, tant'è che non sai cosa pensare ancora rispetto all'amore, se avere fiducia nell'amore o avere fiducia in qualcuno. Però mi dicono, due di spada positivo, inizierai a fidarti e i dubbi spariranno. La imperatrice al blocco. La papessa. Hai dei dubbi, non sai se sei felice, se puoi essere felice con questa persona, oppure no. Hai dei dubbi. Non sai se ci sono altre persone in mezzo, avete potuto discutere per altre persone in mezzo, questo non ti fa felice, possono essere anche una persona influente di natura amicale o materna, una persona influenza la situazione e questo non ti rende felice, può essere questo anche. Ho i tuoi dubbi al blocco che non vengono vagliati dall'intuizione, ma qua lo farai. 8 di spade, 5 di bastoni, passato, re di spade. Hai avuto a che fare con una persona intransigente, un po' più fredda. 8 di spade, 5 di bastoni. Sì, paggio di bastoni. Ha avuto a che fare con una persona un po' più testa dura qua. E i conflitti sono relativi al fatto che magari questa persona voleva avere ragione, oppure era un po' più fredda. Ci sono stati scontri relativi a questo. Oppure, qua vedo il 3 di coppe. Forse avete discusso per terze persone, che possono essere amici, familiari, parenti. Ok, vediamo queste 3 di spade, prossimo futuro 3 di spade, asso di denari, qua arriva un'opportunità, 5 di denari, 5 di denari, 5 di denari. C'è qualcuno qua che si sente manchevole, che sta elaborando la ferita della penuria, anche un'opportunità disillusa ti scatena questa energia. Vediamo la regina di coppe, l'otto di denari, io vedo, allora, questa cosa per molti di voi non arriva subito, arriva alla fine di questi 7 giorni, un po' di pazienza ti chiedono, nel frattempo ti chiedono le carte di lavorare, di impegnarti, 8 di denari, sulle tue emozioni, regina di coppe, lavora con le tue emozioni, come se fossero loro i protagonisti della relazione, perché sono loro. Affinché tu vedi la luna, possa scendere nelle tue paure, illuminare le zone buie, laddove l'ombra non è assenza di luce, ma è invisibilità. Come vi ho spiegato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle. Fammi vedere ancora l'asso di coppe. Vedi 5 di bastoni, 5 di bastoni. Per alcune di voi c'è una persona che si fa perdonare rispetto a queste conflittualità e darti un'opportunità d'amore, un nuovo inizio. Che vuole far funzionare le cose, essendo più empatica, questa persona vuole far funzionare le cose, per alcuni di voi è questa cosa qui, per altri di voi, per le ragazze single, io vedo che qua arriva una persona, mentre tu stai al lavoro, mentre tu stai facendo le tue cose di lavoro, e tu ti sentirai orgogliosa di questa cosa, dammi un'altra sull'asso di coppe. 4 di coppe, all'inizio ti senti orgogliosa di questa cosa, però all'inizio non dici subito sì. Che viene dopo il 4 di coppe?
Paggio di spade, paggio di spade. Allora, questa persona, tu te la prendi con calma, qua c'è questa opportunità, tu stai elaborando una ferita dell'abbandono, della penuria, della tristezza, eccetera, lavora sulle tue emozioni, qua arriva una persona che vuole lavorare per la connessione, all'inizio tu non gli dai tanto spago, non è un no, perché qua c'è l'asso di coppe, è un aspetta che lavoro ancora con le mie emozioni, sto in contatto per avere l'intuizione giusta e fare la scelta giusta, perché non mi fido tanto dell'amore in genere o di questa persona, che poi è la stessa cosa. Questo è, va bene? Vediamo un po' cosa, anzi voglio mettere queste carte qua. Qual è la tua energia ancora nei confronti di questa persona? La regina dei denari, che ti ho detto, te la prendi con calma, sulle tue cose, stai sulle tue cose, sul tuo lavoro, rispetto a questa persona, re di bastoni, anche se sei una donna, è un uomo, la stessa cosa. Vedo che te la prendi con calma, l'energia di questa persona nei tuoi confronti. La torre, questa persona o è una persona nuova che ha avuto una diciamo una situazione emozionale difficile, non se l'è passata bene a livello emozionale, ti incontra e vuol darti questo asso di coppe, oppure una persona che ha fatto un cambio emozionale, c'è stata una rottura tra te e questa persona qui e vuole recuperare. Un'altra sulla torre, questa persona nei tuoi confronti, il matto, questa persona vuole fare punto e a capo con te, punto e a capo. Quattro di coppe anche qui. Quattro di coppe, il matto che vuol dire nei tuoi confronti? La stella, vedi? È una persona che vuole fare punto e a capo con te e sanare le dinamiche di conflittualità, di conflitto, di... anche qua ci sono terze persone, magari l'intorno di questa persona non glielo fa facile, oppure l'intorno di questa persona, che possono essere familiari, sorelle, fratelli, amici, non glielo fa facile. Fatto sta che questa persona sta vivendo un dramma interiore, è pronta a fare punto a capo e sanare queste dinamiche, darti amore, passione, a te chiedono un po' di pazienza, se questo è il tuo caso, va bene? Forte il segno dell'Ariete e dell'Acquario, Cancro, Pesci, Pesci, Cancro, Pesci, Scorpione, Capricorno, Vergine e Toro. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita, e lo dice con la stella. Salto di fede, il matto, rischiare di fare qualcosa che non ha mai fatto nella vita. Cos'altro? Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Questa è una persona che è uscita fuori da questo tormento, prende una consapevolezza straordinaria, eh? Una coppia sacra, vi vede. Cos'altro? Ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti. È una persona che si dà conto del tuo valore e anche le sensazioni di gelosia. Sotto sotto ce l'ha, eh? Mamma che stesa, ragazze mie e ragazzi. Vediamo l'ultima carta. Carta in chiusura. 10 di bastoni, 10 di bastoni. La situazione è effettivamente un po' pesante in questo momento, ma si risolverà con un po' di pazienza, eh? 4 di bastoni, magari situazioni a casa pesanti. Cos'altro? Sì, il mago. Si risolverà con un po' di pazienza, va bene? Sia per te che incontri questa persona nuova, sia nel rapporto tra te e questa persona. Ti chiedono un po' di pazienza. Vediamo cosa ti dice l'oracolo. Il gemelli è anche il mago, no? Quindi dico, una situazione pesante te la scrollerai di dosso, relativa all'inclusione delle emozioni. Cos'altro? Amore, gemelli, cuore fedele, infatti. Un bivio, questa è la decisione, vedi? L'osservatore, qua c'è una persona che è molto fedele, ti è molto fedele e ti sarà molto fedele. Qua vedo una presa di decisione, un pensarci prima di fare una scelta. Potere superiore, ci sono cose che la nostra mente razionale non si può spiegare, ma sono volute dal potere superiore affinché tu ti avvicini sempre di più al tuo sposo o sposa celeste, grazie alle emozioni che questa persona ti scatena. E poi vedo un incontro, la tribù. E la tribù mi parla sia dell'incontro che ci sarà, non lo so se viene questa settimana, onestamente, perché vedo delle carte di elaborazione. Però quando arriva ci sarà la stella come sanazione e il mago, quindi ti darà grande gioia e soddisfazione. Ma in questa settimana io ti vedo gioia e soddisfatta sulle tue cose personali, di progetti, eccetera. Ora,
qua vedo un incontro, ma anche terze persone, familiari, parenti, amici, connessi. Allora ci si parla anche per sanare queste dinamiche con persone che possono anche stare nella relazione, diciamo, volute comunque dal potere superiore affinché tu possa lavorare su certe emozioni di conflitto interne a te, no? E con il mago, come vi dico sempre, ci si passa da vittima delle circostanze a mago, cioè creatore consapevole, ringraziando e benedicendo le persone e circostanze coinvolte, che sono maschere dall'etrusco persu, che significa maschera, del divino. Ok? Detto questo, ragazzi e miei ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Muah!